come si chiama? Andrea. Alessandro, quanti erano i pescaresi? O i tifosi del Pescara? 100. Beh, non pochi, data la distanza, dato il Covid. Tante. Siete di queste parti o venuti apposta? No, siamo venuti apposta. Andate sempre o...? No, ogni tanto... Il pubblico medio in trasferta del Pescara? Fino a un paio di anni fa, 3 anni fa, faceva bei numeri. Da 2-3 anni non fa grandi numeri, anche perché la situazione societaria è abbastanza contestata in città. Assorbita la retrocessione o male? Male. C'è ancora la proprietà Sebastiani? Sì. Non ha mai venduto, vero? Perché sì. Purtroppo. Nonostante abbia portato la Serie A... Le ultime stagioni non sono state... E allora ha commesso molti errori. Tra l'altro la cosa che contestiamo al Presidente è la gestione, tra l'altro, di tutto quello che va oltre il campo, diciamo. Ovvero? Cioè, come ha trattato le uniche bandiere di questa città, da Sansovini a Fiorillo, il rapporto col pubblico, cioè è proprio il rapporto col... diciamo, con la piazza che, diciamo, ho deteriorato, non è solo non è solo la retrocessione. In teoria Auteri è un allenatore eccellente per risalire. Eccellente se, diciamo, se gli fai la squadra. Se gli fai la squadra, il problema è che se non gli fai la squadra giusta per risalire, a parte che in Serie C, vabbè, è difficilissimo risalire. Esatto. Per tanti motivi, cioè nel senso, se non sal è la prima, poi devi fare tutto le 40 partite e dei play e la Reggiana, se sale in Modena e non sale la Reggiana deve vincere le sue 7-8 partite di playoff, non penso sia così. E cosa resta della Serie A, ragazzi? Non è restato niente, che resta della Serie A? Niente. Abbiamo vinto 3 partite in 2 anni. Non è restato niente. Peccato giocarsela così, però insomma. Sì, è un peccato anche perché poi tutte le squadre, e pur retrocedendo, diciamo, lottano tutte. Ad esempio, il Venezia magari scende, però il Venezia c'è, il Pescara non c'è mai stato. Ma d'altra parte ci sono società che falliscono, il presidente Sebastiani fa fin troppo, no? Sul piano economico. Il discorso è che sul piano economico sì, però uno vorrebbe... Ah, certo. Quando uno va allo stadio, cioè il tifoso del lato della società in pareggio se ne importa poco, vorrebbe vedere lo stadio pieno, lo stadio in casa oramai è vuoto, è deserto. Quindi... Quanta gente va? L'ultima partita, 1000 persone. E basta? Sì. Quando il limite sarebbe? 20.000 è lo stadio, 18, forse 20. Con le norme Covid magari... 10.000, pazzesco, solo 1.000 spettatori. Quindi disamora. È morta la piazza, è morta la piazza. Quindi è la seconda stagione negativa di fila. Ma diciamo anche la terza, sì. All'ultimo, ai rigori. Sperate in una proprietà, ovviamente. Sì. La speranza è quella, è un po' una speranza vana perché sono anni che dici che vende, ma non vende. Infatti, cosa si dovrebbe fare di più? Cosa dovrebbe fare il patron? Affidarsi a un buon direttore sportivo e dargli carta bianca. Oggi chi c'è? DDS? Matteo. Ah sì, ex Modena. Ex Modena dove ha fatto così e così. Sì, ma lui fa tutto lui, non è colpa del direttore sportivo. Fantoccio. Tutto lui. E di Zeman cosa resta? Zeman resta tanto. Il momento più bello, no? Sì. Insieme a quello di Galeone, poi voi siete. Quanti anni avete? Io 26. 38. Galeone l'ho visto, lo ricordo poco, ero bambino. Zeman si prende il ricordo più bello. Altro tema, anche se non c'entra col Pescara, Fontecchio. Che è arrivato quinto alle Olimpiadi, straordinario nel basket, lo segue il l'Abruzzo, poco, eh? Basket poco, è poco e niente. Il grande personaggio che ha fatto
è stata la rivelazione delle Olimpiadi, si non, fa fatica. In realtà non seguo nemmeno io, non so se no, in basket no. Proprio siamo all'oscuro. E dove siete andati in trasferta, le più lontane? Quest'anno siamo stati a... abbiamo fatto Gubbio... Gubbio, Pesaro. Ah beh, quello un Siena. Po'... Ancona, Siena. E che lavoro fate? Io sono istruttore di tennis. Al momento mi sono occupato. Siamo in due per questo. E invece sale il Modena con questo più 5? È chiaro che oggi purtroppo ha dato una bella, considerato che la Reggiana pareggiata, ha dato il primo allungo. Beh, lo scontro diretto c'è già stato e si è messo bene, insomma. La merita la promozione il Modena? Beh, una bella squadra. Una bellissima squadra. Oggi gli dicevamo obiettivamente che con tutto il rispetto, cioè oggi ad esempio c'era un rigore per noi al 20°, poi io ovviamente dallo stadio non si vede, però abbiamo rivisto se c'era un rigore per noi, è già molto più forte, seppure gli danno una, diciamo, certo, una piccola mano. L'impressione migliore della Reggiana. Certo, no, beh, ma comunque merita. Uh-huh. Ci vorrebbe il VAR anche in Serie C? No, a me il VAR non piace. Anche a me il VAR è una rovina, non lo voglio in Serie C. Ecco il gruppo di tifosi. E il Pescara, ragazzi, è tifato da tutto l'Abruzzo? Ciao, o mica tanto. Ai tempi della Serie A. Sì. Adesso in C molto meno. No. Sì. La seconda espressione del calcio abruzzese qual è? Ovviamente il Teramo. Il Teramo. Che è sempre in C? In C, è nel girone. Però l'unica squadra oltre il Pescara andando in Serie B è stata il Lanciano. Certo, che adesso è in? È fallito. Serie D? Vabbè. La famosa squadra frentana, i frentani. Sì. Mi fate il top 11 di ogni tempo del Pescara? Troppo difficile perché siete giovani. Sì, è facile. Prova degli ultimi tempi. I tre calciatori più amati, via. Immobile, sicuramente. Beh. Allora, Insigne, troppo facile. Sansovini, mettiamo Sansovini e Verrà. Insigne lo... Sì, vabbè, ce ne sono tantissimi. Il Leo Giuni. Bravo. Siete in treno o restato? No. No, pernottiamo. Oggi abbiamo fatto la giornata qui. Com'è Modena per i tifosi? Ci piace molto, bella città. Eravamo già stati, però... Comunque in Serie C non ci sono incidenti, vero? No. Piazza tranquilla? No, abbastanza tranquilla. Da quando andato allo stadio mai stati incidenti? No, no, no.